Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Ritorniamo sempre qui con LEGO City Undercover, avventura a mattoncini, sempre a raccogliere nuovi personaggi, nuovi veicoli, nuovi mattoncini, sempre nuove cose. Naturalmente, come al solito, invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Ma prima di andare avanti, ci dedichiamo come al solito ai saluti e partiamo in successione con Francesco Montrasio, Michele Hero 33 e facciamo gli auguri a Salvatore Angrisani. Bro, spero che questa avventura vi stia piacendo. Detto questo, ci buttiamo subito nell'avventura con Rex Fury, il ladro, e ci troviamo in questa situazione qua. Qua c'è l'aereo, vediamo un po'. Allora, prima cosa volevo rompere un po'. Ah, ok, qua mi serve il caricatore per i colori. Non credo che andrò per ordine, perché in pratica così dovrebbe essere, diciamo, più divertente. Dovremmo capire meno una mazza. Allora, questo aereo non penso lo possiamo beccare. Vabbè, non fa niente. Dobbiamo vedere come muoverci, o perlomeno come salire là sopra. In questo caso ci troviamo all'aeroporto. Vabbè, penso che sia abbastanza intuito. Aspetta, che già qua ci sta un bel mattoncino. Dobbiamo soltanto intuire come sa. Ah, qua ce ne sono due! E allora aspetta un attimo. Perché se io mi prendo l'astronauta, l'astronauta dovrebbe avere il gettino. Aspetta, aspetta. Vai. Ok, grande. Guarda qua. Ok, ne abbiamo beccati due così praticamente. Ok, quindi ci becchiamo anche il pompiere. Spegniamo qua. Grande pompiere, rompi anche. No, il babbo non si può rompere. 2 a 3 su 17 e ci dai anche il mattoncino. Ok, va bene così. Perfetto, devo riuscire a sbloccare quella cosa. Ah no, ok, pensavo che tipo ci stesse qualcuno. Aspetta un attimo, che là c'è qualcosa che dobbiamo montare. Anzi, veramente in teoria ce ne stanno due. Non credo che ce la faremo a fare tutti e due. E infatti, questo penso che siano le montagne russe. Porca miseria. Penso che qua ci schiantiamo. Vabbè, super costruzione assemblata, l'abbiamo sbloccata. Mattoncino d'oro anche preso. Allora, vogliamo vedere se riusciamo a sbloccare anche questa che sta di qua. Ma non credo. Quello cos'è? Un aereo? È un veicolo, potremmo anche utilizzarlo. Quanto ci vuole qua? 8.000? No, ce la possiamo fare, ok. Quindi tutti e due l'abbiamo assemblati. Porca miseria, in pratica quindi qua possiamo anche. A parte ci becchiamo il mattoncino d'oro, a parte ci becchiamo tutte le varie monetine. Porca miseria, siamo arrivati a 31 milioni. Aspetta, voglio vedere se ci sta qualcosa che ancora non abbiamo sbloccato qua. Mi sa di no, mi sa di sì invece. Eccola qua, aspetta. Le macchine, vi dico la verità, rispetto alle altre cose costano veramente pochissimo. Invece pensiamo alcuni personaggi costano un capitale. Allora, tra l'altro poi aspetta, no, ce n'è anche un'altra macchina che. Che cosa sta? Forse è questa, autosportive. Infatti, sta qua, eccola qua. La Lantos l'avevo sbloccata. No, questa l'avevo sbloccata, la Rebellion. Questa è pure una gran figata, sta macchina. Ma non si può ingrandire, no, non si può ingrandire la mazza. Si possono anche cambiare i colori, vabbè. La facciamo bianca. Voglio vedere una cosa, voglio fare una prova. Visto che l'abbiamo sbecchiata, visto che ci stiamo. Fammi vedere se riusciamo a fare il giro della morte. Aspetta, mettiti in posizione, Rex, vai. Come me lo fai, vai? Vai col tubo, vai. E infatti abbiamo sbloccato che cosa? Il grounding, vabbè, ok, va bene così, non fa niente. Perfetto, quindi il giro. Ovviamente avevo capito che dovevamo fare qualcosa. Non ci Allora, perdiamo. Credo andiamo. che già da qua possiamo salire. Visto che c'è qualcosa che dobbiamo costruire, ma anche no. Allora, mi serve assolutamente qualcuno che trapana. Bravo, ok, operaio. Perfetto. Ora da qua mi dovresti forare in maniera tale che forse magari troviamo qualcosa. Ok. Già qua possiamo salire. Aspetta, aspetta, che qua stai cadendo, eh. Aspetta, che là dobbiamo costruire poi. Vabbè, qua ci siamo beccati un altro mattoncino. E questa è cosa buona. Di cosa, signora? Questo lo devo montare? Bravo, ok, perfetto. Ci montiamo anche questo. Perfetto, cabina di travestimenti attivata. Così abbiamo attivato anche questa. E abbiamo sbloccato anche Hostess di Terra. Mi piace sto gioco perché si sbloccano personaggi e un casino di cose. Allora, vediamo un attimo. Hostess di Terra. Dove dovrebbe stare? Ali. Gli impiegati, forse. Aspetta. Ok, assist di terra. Lo sblocchiamo anche.
Visto che ci fa piacere, vabbè. Tra l'altro poi, non so se avete visto, ma ci stanno anche tra gli speciali. Questi sono gli impiegati, speciali 2, speciali 1. Poi pure abbiamo sbloccato un po' di robina, eh. Il manichino da Clash di testa, ok. E poi naturalmente sto utilizzando anche questo guerriero spartano. L'ho già posizionato, il guerriero spartano. Vabbè, comunque basta, andiamo avanti. Se no ci perdiamo troppo in chiacchiere. Mettiamoti qua, vai guerriero spartano. Perfetto, devo trovare un modo per salire là sopra. Aspetta, 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 ho trovato già qualcosa. Allora, là ci sta qualcosa per teletrasportarci. Aspetta un attimo, vediamo se con l'astronauta riusciamo a superare questa zona. Ok, siamo riusciti a fare il giro. Questo non penso che se lo rompiamo mettiamo qualcosa, eh. No, non penso ci stia niente. Vabbè, lo rompo perché magari ci può servire sempre per le costruzioni. Qua dietro c'è un teletrasporto che possiamo utilizzare per andare da qualche parte. Vediamo un po'. Dove andiamo? Ma no. Aspetta che là ci sta un veicolo. Oh, aspetta. E invece no. Abbiamo beccato un altro mattoncino e qua ci sblocchiamo. Justice. Ok. Justice non mi dice niente però, vi dico la verità. Cioè, come macchina non è che mi piace tanto. Allora, volevo in teoria andare, salire là sopra, ma in pratica per adesso ancora non siamo riusciti a salire perché io pensavo che da lì saremmo saliti, mentre invece non siamo per niente saliti. Vabbè, da qua penso che possiamo arrivarci. Aspetta, vediamo un po'. Ok, bravo, Non perfetto. ci sono mai buone notizie. Mazza, Sempre qua. Va qualcuno. bene così, ce ne stanno una marea qua, guarda qua. Porca miseria, ne abbiamo beccato una marea qua. Tre in una botta. Aspetta che là c'è qualcosa che dobbiamo rompere. Che voce, scusami, non ho capito. Allora, sfida tutti. Sfida furti di veicoli. Porta il veicolo rubato al punto di consegna. Oh, cavolo. Oh, questa è una sfida. Quindi abbiamo rubato un veicolo. Dobbiamo portare. Che bel veicolo però che ci hai fatto prendere. Ok, direi che sembra facile, ma non credo che sia così facile. Ci deve essere qualche cosa sicuramente che ci darà fastidio. Ok. Aspetta, vediamo un po'. Però in teoria posso tagliare anche di qua, eh. Tagliamo che facciamo prima, secondo me. Qua non ci abbiamo neanche il. Ok, ci siamo quasi, penso, eh. Aspetta, ma. Aspetta, dove cavolo mi hai portato? Mi hai fatto sbagliare strada, aspetta. Sì, vabbè, però se mi fate fare sempre la strada più lunga, però così non va. Ma io penso che dobbiamo andare. Aspetta, voglio vedere. Non è successo niente. Bravo, diglielo. Perché penso che doveva esserci là a destra, però voglio fare tutto il percorso perché magari ci porta da qualche parte dove dovevamo andare. Mamma mia, ragazzi, ci ha fatto fare la strada la più difficile ci ha fatto fare. Vediamo un po', vediamo se sta qua dietro. Dai. Ok, sta qua. Sì, era quello l'ingresso. Non ci potevi fare entrare di là, facevamo prima. Ok, entriamo così ci sblocchiamo anche quest'altra macchina. Poi magari. Cioè, ce la fa sbloccare. Ah, ok, sbloccata. Furti dei veicoli riusciti. Ah, quindi tutta una serie di missioni. Porca miseria. Vai, Rex, vai. Anche il fantastico mattoncino. Fantastico 6. Ok, allora qua mi sa che non va bene, però. Visto che ci troviamo in quest'altra zona, rompi anche di qua. Rompi anche questo che ci può servire magari a salire su. Magari no. Ok. L'unica cosa che non mi piace di questo gioco è che in pratica non sappiamo di preciso per bene. Aspetta, che là ci sta un mattoncino. In pratica non ci sono. Nella minimappa non compare una mazza. E quindi non sappiamo per bene dove dobbiamo andare. Vabbè. Aspetta, che sono caduto in acqua, eh. C'è un problemino, siamo caduti in acqua. Non sono volgare, ragazzi. Aspetta, qua che. No, qua non c'è niente. Allora, qua mi serve. Vai, operaio. Perché io penso che lì ci farà salire. Vai. Vai di qua, vai. Sempre acqua? Sempre acqua? Sempre acqua, ok. Non ho capito bene per quale motivo. A volte mi fai salire di granché. Ok. Aspetta, aspetta, qua devi salire, vai. Bravo. Ok. Vai da quest'altra parte, vai. Allora, da arrampica di. Aspetta che la prospettiva mi inganna. Aspetta. Oh, ma che c'hai? C'ho difficoltà, ragazzi. C'ho difficoltà.
Non riesco a saltare. Ok. Vai. Ci abbiamo messo tipo 20 minuti per fare questo salto. Vabbè. Aspetta. Ma no, di qua dovevo scendere. Allora, mi serve il ladro. Vai, Rex. Però di qua... Aspetta, che forse c'è qualcosa dentro. Vabbè, prenditi sempre le monetine che ci possono servire. Ok, mattoncino, vai. Ce la fa saltare? Sì. Attenzione che qua si schizza, eh. Infatti, ve l'avevo detto. Ok. Sali di qua. Perfetto. Attenzione, attenzione. Vai. Ah, ok. Allora, riapri sempre. Magari troviamo... Oh, un personaggio, aspetta. Abbiamo sbloccato Pete, il fortunato. Pete il fortunato. Ok. Sali di qua, aspetta che qua... Dove schizziamo? Porca miseria. Oh, su un campanile! Oh, aspetta. Allora, qua c'è qualcosa, quindi mi serve. Innanzitutto... Allora, chi dobbiamo ascoltare? È arrivato il momento, Angelo. Ora ti svelerò la ricetta segreta. Ok, forse è qua, eh. Siete tutti pronti per il grande evento? E come? Non me lo perderei per nulla al mondo. Nemmeno io. La 14ª edizione della rissa tra furfanti di Fresco. È sempre al porto, vero? Ah, spero di metterne al tappeto il più possibile per vincere il primo premio. Prima dovrai battere me! Fatti sotto! Cavoli, per la rissa tra furfanti ogni anno la città ci rimette una fortuna. Devo mettere fine a tutto questo. Ok ragazzi, nuova missione. Quindi, anche a tempo, aspetta... No, perché mi hai tolto il personaggio da qua? Porca, vabbè dai, non fa niente, ci ritorneremo un'altra volta. Aspetta un momento perché non c'ho tempo qua. Vai, Chase, devi fare anche velocemente. Mancano 14 secondi. Scusate, se vado di fretta, vado di fretta. È l'ora della rissa tra furfanti di Fresco, ragazzi. Ok. Ritorneremo, Aspetta, a questo punto io mi becco a lui, no? Guarda qua. Guarda qua. E beh, certo, fa un po' impressione che mette le manette, però... Bravo, fai bene. Wow, questo è fortissimo sto personaggio. Oh, bene, ti faccio passare. In nome della legge. Forse è meglio che rallenti per darti un vantaggio. Ma che fa? Se ne scappa. Vieni qua. Oh, questo sta scappando, eh. Se mi date una mano. Agente, no. Ok. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Guarda che sgambetto. Ok, ammaiettati tutti. Bande di criminali arrestati. Una, ok. Mattoncino d'oro ci fa piacere. Ok, qua potremmo costruire qualche cosa. Vediamo un po'. Allora, ponte di chiamata. Ok. Devo ritornare assolutamente su, perché dobbiamo sbloccare quel personaggio che non ci è fatto sbloccare. Poi naturalmente ritorniamo e ci sblocchiamo anche gli altri. Sì, sì, è un casino tremendo. Ok, rischizziamo again sul campanile e ci sblocchiamo. Attenzione, ok. Che cosa abbiamo sbloccato? Percorso di addestramento. L'unica cosa che non ho capito è perché c'è... Ah, ok, pensavo che ci avesse sbattuto dall'altra parte. Allora, scendi anche con cautela perché non vorrei che ti spacchi. Allora, qua non c'è niente, no, non c'è niente. Ci sono solamente mattoncini, vai. Che ti spalmi un po' di robina nel panino, ok. Vediamo magari se siamo fortunati, se salendo qua riusciamo a sbloccare qualcosa. Anche se vi dico la verità, qualcosa l'abbiamo sbloccata. Riesce a saltare? No, penso sì. Ciao, ok. Io penso che qua dovremmo trovare qualcosa. E non ti piace? Non ti piace niente. Aspetta, che questa è una casa insidiosa, eh. Dopo sicuramente ritorniamo là e ci sblocchiamo quello che ancora non abbiamo visto. Perché in pratica è vero che... Dove entri qua? Scusa, ah, ok. È vero che l'abbiamo sbloccato, ma non l'abbiamo ancora acquistato. Ok. Mazza, che casa. Ma che cavolo ci stai portando? Ah, ok, mi serve l'astronauta. Pompiere quello. Che musica, ragazzi. Che musica. Oh, cavolo. Ci teletrasportiamo qua, va bene. Per adesso tutto ok. Vai.
E vai. Allora, qua c'è un personaggio. Abbiamo sbloccato Brion Muschia. Ok. E poi... Basta no. Aspetta. Allora, ci becchiamo un attimo il contadino. No, questo è il minatore, è sbagliato. Vai, contadino. Vai. Ah, ecco il percorso. Oh, cavolo. Mi raccomando, contadino, eh. Cioè, mi raccomando, contadino, io faccio... Vai. Ok. Vai, poliziotto. Agganciati e andiamo su. Perfetto. Qua ci dovrebbe essere qualcosa di buono, però, eh. Allora, giù non c'è niente. Qua ci dovrebbe essere la... Ah, no, pensavo che lo potessimo... Anzi... No, non c'è la stazione qua. No, non c'è niente. Aspetta, vediamo un po' se qua... Sì, qua si rimbalza. Aspetta, di qua... Che c'è qua dentro? Aspetta, che là non riesco a capire che c'è. No, non si entra di qua, vabbè. Perfetto, risali di qua, non fa niente. Non è possibile che non abbiamo beccato una mazza, eh. Aspetta. Ah, 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 là c'è un mattoncino. Oh, cavolo. Qua è difficile, però... Fai attenzione perché qua non vorrei cadere. Ecco, bravo. Ok. Vai, ok, vai, ce l'abbiamo fatta. Meno male perché ero un pochettino preoccupato. Allora, mi puoi scendere un attimo? Magari se là c'è la metropolitana. Qua penso che forse se rompiamo costruiamo qualche cosa. Ma anche no. Allora, mi dirigo nella zona travestimenti e così ci andiamo a vedere o sbloccare i personaggi che abbiamo sbloccato e vecchiato. Aspetta che qua ci sta qualcosa che possiamo caricare. Ah già, scusami, ti serve il ladro. Non vorrei che mi serve qualcosa qua che possiamo colpire. Se ne vedete qualcosa da colorare, magari... Aspetta, Vabbè, abbiamo caricato, sicuramente servirà qualcosa. Ci vediamo che cosa abbiamo sbloccato e andiamo. Allora, iniziamo. Non me le ricordo quello che abbiamo sbloccato. Allora, abbiamo sboccato con 20.000 ladri. Pete il fortunato. Oh, cavolo. Vabbè. Aspetta, non so se ne abbiamo sboccati anche degli altri. Ok, abbiamo sboccato, come ho detto prima, anche Brunel Muschia. Vabbè. Non è che sia tanto particolare. Vabbè, non fa niente. Mi piaceva più il ladro. Perfetto. Ok, ragazzi, anche questa parte termina qui. Abbiamo sbloccato un po' di veicoli, alcuni personaggi... E come vedete Rex Fury è abbastanza d'accordo. Naturalmente come al solito vi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace, fatemi sapere la vostra. E dopo spero come sempre questo video vi sia piaciuto, non dimenticate di commentare se ti piace, non ci vediamo sempre sul video e bye bye.